santità della gloriosa Vergine Maria, che meritò di essere madre di colui che è stabilità e bellezza degli angeli, ornamento di tutti i santi. Il suo viso è pieno di ogni grazia, affascinante agli occhi degli angeli. L'unità di possesso che porta alla violenza, quanto il sapersi accontentare per poter augurare ancora pace a questa città, che si è fatto prossimo ad ogni famiglia per poter proclamare pace a questa casa. Cosa vuole dirci il nostro caro santo oggi con queste espressioni evangeliche? Non solo che ci impegniamo ad eliminare le cause dei conflitti sociali o familiari, quanto anche che impariamo a fare scelte che ci aiutino a vivere l'ospitalità, la solidarietà e la riconciliazione. Devono essere state proprio molto forti l'amore per la città e l'affetto, Antonio, e quello di Padova verso di te. Sì, questa è diventata la città del Santo. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. Amen.